Galatinese di 47 anni, Pietro Antonio Colazzo è tornato nella sua città in una bara avvolta dal tricolore. Il numero 2 dell'Agenzia di Informazione e Sicurezza, ucciso a Kabul sabato scorso in un attentato, ha ricevuto fino a tarda mattinata l'estremo saluto dei suoi concittadini, gli stessi che hanno gremito la chiesa matrice, stringendosi attorno al dolore della famiglia. Per tutti Pietro Antonio era il dottore e non poteva essere diversamente per un funzionario dei servizi morto nell'adempimento del suo dovere, per salvare altri uomini. Probabilmente nessuno era a conoscenza della vera identità di Colazzo e forse anche per questo in molti hanno voluto vedere, per una volta, il volto di questo servitore dello Stato, vissuto sempre nel mistero. 3 colpi di pistola, di cui 2 al torace. Se ne va così un altro salentino vittima della guerra e del folle fanatismo omicida. Un uomo che aveva scelto un mestiere rischiosissimo, che onorava con grande professionalità e dedizione, guadagnandosi sul campo il grado di vice responsabile delle operazioni nel martoriato contesto di Kabul. Ai funerali hanno partecipato le autorità locali e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, onorevole Gianni Letta, che abbiamo intervistato con il ministro degli affari regionali Raffaele Fitto. Abbiamo visto con quanta forza, con quanta generosità, con quanta voglia di vivere e di far vivere gli altri, di lavorare per gli altri per dare pace, serenità e tranquillità ai fratelli africani, ma non solo a loro, a tutto il mondo, in quell'anelito di pace universale che abbiamo sentito nelle sue parole, nelle sue poesie, nei racconti che faceva ai suoi nipoti. Una testimonianza bellissima che rivela una personalità straordinaria, d'altro canto le condizioni e le circostanze nelle quali ha significato la sua vita della pace con gli altri, lo avevano già dimostrato così come ci fosse. Ma quello che abbiamo sentito dimostra che è una vita coerente, che è cominciata così, qua, al Liceo Colombo, ho sentito tante testimonianze di amici, di colleghi, di compagni, e che poi ha portato in giro per il mondo con la stessa forza, attratto da queste radici della sua Galatina, dove aveva assorbito la rovine della vita, della famiglia, dell'altro vita, Non ci si può abituare a un dolore del genere, perché purtroppo ogni tragedia analoga rievoca le precedenti e fa vivere la paura di ulteriori e successive tragedie del genere, però la missione è una missione di pace e penso che su questo il giudizio sia unanime. Queste persone rischiano la vita per salvarne migliaia di altre vite e questo penso che sia purtroppo un rischio che loro per primi mettono in conto. Non serve questo come conforto, però certamente è un dato dal quale partire come riflessione anche rispetto ad episodi di questo tipo. Il dato però che emerge è che c'è un esempio che sicuramente viene mostrato all'attenzione non solamente del nostro paese ma anche a livello internazionale. Oggi questo dato emerge in modo molto chiaro ed evidente. Aggiungere altre parole alla presenza, alla testimonianza, alla vicinanza nei confronti dei familiari sarebbe eccessivo. Oggi il governo, tutte le istituzioni, tantissimi cittadini hanno voluto testimoniare questa vicinanza e sottolineare l'impegno di un uomo eccezionale.